sicuramente il fatto che siano stati abbattuti dei confini, cioè che è diventato molto più facile lavorare qui, fare prodotti magari italiani che però vanno facilmente all'estero, questo ha consentito una grande libertà. Potenzialmente il pubblico è molto più ampio, ci sono molti prodotti, questo consente anche una maggiore libertà. Penso che sia una cosa molto interessante perché il mercato sembra andare in questa direzione, gli italiani con il loro talento sono riusciti a imporsi abbastanza nel mondo delle fiction televisive, per cui perché no? Anzi, io spero che questo festival abbia successo, il che vorrebbe dire che porterà cultura, passione italiana e creatività italiana anche negli Stati Uniti. L'idea è quella di mettere assieme televisione italiana in tutte le sue forme per riuscire poi a arrivare al mercato americano in tutte le sue forme, di conseguenza le piattaforme streaming, la televisione classica, ma anche qualsiasi altro tipo di device, perché sappiamo che le abitudini dell'audience cambiano e cambiano molto velocemente, e questo ATTV vuole stare al passo, anzi anticipare i passi. Parlavamo di televisione, di come sta cambiando la televisione, di come la televisione italiana sta conquistando il mercato americano internazionale, e allora ci siamo detti: ma perché non organizzare un festival che racconti questo rinascimento? Ci sono tante cose dedicate all'Italia. Mancava questo frammento di televisione. Siccome la televisione è in assoluto, lo possiamo dire, quello che più ha rotto i confini tra Italia e America. Really explore a character over, if you do a 10 episode limited series, you really can wring everything out of that character that you want to wring out of it. It'd be hard to imagine doing that in a 10-hour movie and people would sit through it, you know. It's almost like the difference between what a novel offers you as opposed to say what a good article offers you, you know. Sì, Ford vs Ferrari, interpreto Lorenzo Bandini e sono molto molto fiero e onorato di interpretare una leggenda in Italia, quindi per me è stato una grande responsabilità e allo stesso tempo un grande onore. E poi lavorare con fianco di Christian Bale, anche se antagonisti, e con Matt Damon è stata veramente una grande esperienza. Contenta di poter rappresentare in un certo senso l'Italia e di poterlo fare con un personaggio che è al di fuori del cliché che di solito ci rappresenta, no? della macchietta. E, sì, no, una bellissima esperienza che adesso sto cominciando il terzo anno nella serie, quindi sono molto contenta e ovviamente mi ritengo sempre molto fortunata. L'appuntamento è settembre 2020 con il primo ufficiale ITTV, il festival della, attenzione, televisione, noi non facciamo film festival, noi facciamo televisione.